C'è una squadra che in tutti questi anni ha dimostrato di essere praticamente indispensabile per gli amici fantallenatori, è una squadra bianconera dell'Udinese che ogni anno sforna nuovi acquisti, in taluni casi anche dal nome impronunciabile, e per questo motivo siamo qui per darci e darvi il massimo del supporto anche in preparazione alla prossima serie Fantacarcio. Grazie agli amici di Fantalab c'è un focus importante sulla squadra bianconera di Pozzo e quindi andiamo a vederla insieme per questo veloce video. Vi ricordo che è indispensabile per tutti voi, è un consiglio spassionato, vi ricordo che il bene del fantacaccio e dei fantallenatori per me è prioritario, utilizzare il link qui sotto di Fantalab per scoprire esattamente come funziona, e io vi consiglio sinceramente di accedere a tutte le funzioni premium perché il costo è veramente risibile, meno di un caffè al mese per 12 mesi, quindi è davvero importante andare a cliccare il link qui sotto. Parliamo dunque di Udinese, squadra veramente che ogni anno ci emoziona, in questo caso appunto ci sono diversi giocatori consigliati e sconsigliati, ma andiamo a fare un po' un focus su quello che può essere la formazione al momento attuale con Silvestri in porta, Cabasele, Bigiole, Perez in difesa, Zibue, Zemura sugli esterni, Samardzic, Wallace e Lovric nella mediana centrale, De Lufeo e Beto sono i giocatori che sono impiegati sulla linea avanzata. Chiaramente un po' di calciomercato vi è arrivato, ovviamente sì, ad esempio Luca, anche un Tauvin che poi può avere un po' più di minutaggio visto il rendimento scarso dello scorso anno. I rigoristi al momento sono De Lufeo e Beto e punizionisti sono Samardzic e De Lufeo. Tutto ovviamente salvo il calciomercato estivo che è ancora un po' in fase abbastanza avanzata. È ripartito Udogi, quindi abbiamo l'assenza di Udogi. Al momento sono 3 stelle per l'attacco e 3 stelle per la difesa. Come detto, tutto salvo eventuale calciomercato, perché si parla tanto anche di un Samardzic all'Inter. Chiaramente al momento teniamolo il tedesco come giocatore titolare, e poi soprattutto Samardzic, vi ricordo che sono 2 anni che sul canale lo sponsorizziamo in maniera fortissima, ed è veramente un giocatore di alto livello per il fantacalcio, e sarebbe anche un po' brutto perderlo per andare in una big. Io lascerei ancora un anno in Friuli per cercare di ottimizzare meglio appunto le sue prestazioni. Vedete qui con Fantalab cosa si è fatto, si sono recuperati i top 5, Samardzic è il primo a mio avviso con l'anno scorso 5 gol e 4 assist, ha fatto quasi tutte le presenze anche se molte da subentranti, media voto 6.05, fatta media voto 6.59, più che altro sono state le giocate di classe che ci hanno un po' emozionato. Perez è un ottimo difensore da modificatore a basso prezzo perché ha una media voto di 6.02, fatta media voto pari 6.00, ha fatto 2 gol, ne ha fatti 34 su 38, ma è un giocatore molto regolare. De Lufeo, se non si fosse infortunato, avrebbe dato veramente gioie importanti, per questo può essere considerato un bel bias quest'anno. L'anno scorso chiudeva a una media voto di 6.37, infatti media voto 7.07. Lovric, anche l'anno scorso l'abbiamo estasiato, ci siamo estasiati un po' le sue giocate prima del campionato, e quindi tanti di voi ci hanno puntato su anche il consiglio del veterano, ha fatto 5 gol e 6 assist, le ha giocate praticamente tutte, 6.18 la media voto e 6.71 la fanta media voto. Chiudiamo questa analisi con Beto, che ha fatto doppia cifra, 10 gol e un assist, ne ha giocati 33, qualcuno l'ha saltata, non ha chiuso con fanta media voto 7, 6.97, quindi vuol dire che qualcosa deve essere ancora arrotondato, e in questo senso anche di fatto l'arrivo di Luca può essere visto. Statistiche interessanti anche per quanto riguarda la porta e la difesa sono i gol subiti in casa fuori casa, vedete che in casa ne ha subiti solamente 20, in trasferta ne ha subiti 28, e in casa e in trasferta ha fatto sempre 5 clean sheet a testa, quindi 10 clean sheet in totale, quindi una buona porta in generale, soprattutto per chi fa Lega 12. Per quanto riguarda appunto il commento, Beto è ovviamente il top della rosa, Silvestri altra garanzia dietro, si può puntare sia su di loro che su Samardzic, che è di fatto un'ottima annata, pur non giocando sempre. Per quanto riguarda le scommesse, Brenner è sicuramente interessante, teniamoci d'occhio questo nome. Il brasiliano non avrà titolarità inizialmente, ma alla lunga potrebbe ritagliarsi il suo spazio. Attenzione a Lovric, ha giocato praticamente sempre, portando un buon numero di bonus. Non avendo molto hype, potrebbe essere sottopagato. Se ha giocato un difensore titolare, buona media voto. Perez, come detto, potrebbe essere il nome giusto per quanto vi riguarda. Andiamo dunque ad analizzare anche quelli che sono i consigliati, le scommesse e gli sconsigliati sia del veterano che di Fantalab. Sicuramente consigliati, come detto, ci sono 3 giocatori abbastanza importanti e fondamentali. Silvestri, che nel corso degli anni ha dimostrato di essere veramente una bella garanzia in porta, una bella saracinesca, e quindi devo dire che può essere molto interessante. Samardzic, altro nome che chiaramente abbiamo più volte ripetuto, ma è sicuramente un nome
su cui porre grande, grande attenzione. E poi, come hai detto, Beto è chiaramente il bomber della squadra. Attenzione, perché appunto Lucca non è certo venuto per fare panchina semplice. Le scommesse sono Brenner, come hai detto, è un giocatore interessante, dal potenziale elevato, e quindi io ci punterei in maniera tranquilla. Mancherà chiaramente anche Pereira, che è partito e quindi si è svincolato dall'Udinese, e Zibué è un ottimo giocatore che può dare ancora tanto a questo fantacalcio. Chiaramente questo lo prendiamo a basso prezzo, ma l'anno scorso sebbene si è disimpegnato. E poi Zemura, l'esterno, che potrebbe andare a prendere il posto di Udogi sulla sinistra, e quindi devo dire giocatore dall'estremo interesse. Vedremo appunto se si prende a basso prezzo, ma io credo di sì. Può essere un ottimo innesto. Chiaramente l'Udinese, quando va a pescare giocatori di questo tipo, lo fa sempre a ragion veduta, e quindi ci dobbiamo fidare, non dico ciecamente, ma quasi ciecamente, di queste scelte. Sugli sconsigliati io sono d'accordo con Fantanab, nel senso che sia Wallace sia Success, per mancanza anche di bonus pesanti davanti, anche se comunque si impegna tantissimo, sia Touvain al momento sono un po' meno consigliati, vuoi appunto per la poca costanza, con un po' di incostanza, e anche la poca titolarità. Quindi questi sono sicuramente giocatori che consiglierei meno in questa fase di fantacalcio. E come detto, andiamo a chiudere poi di fatto con l'analisi, nel senso che abbiamo visto praticamente tutto. Ci sono dei ballottaggi, ecco, come detto, Brenner, Camara, i due Camara, Camara con la C e Camara con la K, Lucca, Masina e Touvain. Questi sono i ballottaggi che potrebbero subentrare. Chiaramente tanto ci sta a capire a livello di calcio mercato cosa succederà, qualcosa a mio avviso succederà, e credo che se dovesse partire Samardžić, qualche riferimento importante andrà fatto, soprattutto nella metà campo avanzata, perché chiaramente il giocatore tedesco ha sicuramente un peso specifico importante. Mi spiacerebbe un po', come detto, che vederlo all'Inter, non tanto per l'Inter, ma quanto per un po' meno minutaggio. Abbiamo visto Zlani l'anno scorso cosa ha fatto, nel senso che ha perso parecchi match e ha giocato veramente di rincalzo. Di fatto Samardžić è una mezzala, e quindi in quei ruoli ci sono già Barella e Frattesi, e quindi credo che qualcosina vada a pagare a livello di mentalità. E io spero di vederlo ancora, come detto, un anno in Friuli per poter godere appieno ancora di queste belle prestazioni. Però se vi ricordate, già 2 estati fa ho fatto dei video su Samardžić, quindi è giusto anticipare un po' i tempi e essere molto curati, soprattutto se avete contratti pluriennali. Chiudiamo questo video, come detto, con un check, un focus per quanto riguarda il tool che ora è diventato un'app di Fantalab, strumento fondamentale, indispensabile per studiare. Il 31 usciranno i listoni di fantacalcio.it, ci faremo trovare pronti con le strategie aggiornate, e quindi è un momento importante questo per essere un po' la crocevia, perché poi dal 1 agosto partiranno inevitabilmente anche delle aste, quindi dobbiamo essere assolutamente aggiornati sul pezzo, e per questo motivo vi consiglio di scaricare Fantalab, quel link qui sotto, e di utilizzarla al meglio, perché vedete che c'è un mondo veramente di grande, grande studio. Vi aspetto presto, un abbraccio a tutti voi, buona giornata e buon fantacalcio. Ciao ragazzi!